Diacono permanente in una realtà non facile come il carcere di San Vittore, un'ordinazione che dice un servizio veramente totale per gli altri, il carcere. Com'è questa vocazione vissuta in carcere? È una vocazione all'ascolto. Innanzitutto quando si incontrano le persone bisogna imparare ad ascoltarle. Eh, chi è in carcere ha fatto del male, molto del male, e ha bisogno, è attraversato dal male e ha bisogno di liberarsi da questo male. E per farlo ha bisogno di essere ascoltato, di sentire la misericordia di Dio. E quindi il mio compito è questo, il compito di un diacono che fa servizio nella casa circondariale di San Vittore, è un compito di ascolto e di preghiera. Io cammino anche con persone non credenti. È un dialogo e cammin facendo poi qualcosa nasce. La vocazione dove è nata invece per lei? Ho incontrato 15 anni fa un diacono, Carlo Lenus, lì per lì non ci avevo pensato, poi nel tempo mi sono sentito attratto, ecco questa mi è parsa la forma giusta per esprimere il servizio. È un po' il cuore della Chiesa che porto dentro, che porto nella mia famiglia, perché ho anche imparato che essere diaconi è un dono innanzitutto per me e per la mia famiglia. E il servizio si esprime prima in famiglia e poi laddove è un dono per la famiglia diventa anche per la comunità. Io quando entro in carcere non sono solo, c'è una Chiesa che entra con me, anche una Chiesa domestica che mi accompagna. Ecco appunto, chiesa certamente, ma anche chiesa domestica, moglie e figli insegnano e aiutano in questo ministero. Sì, i giovani pongono tante domande, anzi nei giovani bisogna suscitare delle domande e poi insieme a loro provare a rispondere a queste domande. Io ho ricevuto, noi abbiamo avuto eh, tre figli meravigliosi, stupendi, eh, figli che insieme a noi camminano. Ecco, quando la sera ci ritroviamo intorno al tavolo è proprio bello. Per me è il momento, uno dei momenti più belli della giornata. Trent'anni fa il Cardinale Martini reintrodusse il diaconato permanente nella nostra diocesi. Questa sua eredità, portata avanti ovviamente dal Cardinale Tettamanzi e dal Cardinal Scola, che non a caso oggi ha voluto essere presente e assistere al rito, eh, ha una radice grande in fondo anche in quell'insegnamento martiniano. Sì, io devo moltissimo al Cardinal Martini perché ero uno di quei ragazzi che andava alla scuola della parola e devo moltissimo ai gesuiti di Villa Pizzone che mi hanno accompagnato, in particolare nel passaggio tra l'adolescenza e la giovinezza a Padre Silvano Fausti. E quindi al Cardinal Martini e non solo a lui devo un grazie veramente grande, se oggi sono qua lo devo a loro. Credo che dobbiamo eh, ritornare a riprendere un po' il sogno che era di Martini di avere mille diaconi. Noi siamo un 150, siamo un po' lontani, ma la spinta data dal dall'ultimo arcivescovo è grandiosa. Eh, secondo me faremo cose grandi. Insomma. Samuela, oggi che emozione è stata, come il giorno delle nozze. Eh, sì, anzi devo dire che il giorno delle nozze forse ero un po' meno emozionata, forse perché erano 25 anni meno e quindi insomma e oggi sì è stata una grande emozione, sì, soprattutto mh, anche sentire proprio dentro nel cuore mh, anche una bella ma anche preziosa ma anche grande responsabilità.